Vi dico che c'è un affare fatto, è quello di Daprelà che arriva dal Brescia a titolo definitivo, ha firmato un contratto triennale e quindi è un rinforzo importante per il Palermo che si rinforza sulla fascia sinistra. Affare fatto, chiuso, operazione ormai in archivio. Intanto ha parlato qui dalla Lega Calcio il direttore generale del Palermo Perinetti dicendo che si farà un tentativo anche per Bolzoni. Ha parlato invece il direttore generale della Samp Sagramola dicendo che in attacco la Samp è a posto così, si era parlato di Emegara ma ha detto non ci interessa, si era parlato anche di Nianga ma evidentemente ha un ingaggio troppo alto, ha parlato anche di Munari confermando che oggi si trasferirà dalla Samp al Parma, manca solo la firma, ha parlato anche Zanzi, ha parlato di Taider, dell'ipotesi Inter, dice se l'Inter lo vuole ancora non ci ha contattato ma se volesse Taider dovrebbe farci un'offerta importante, ha detto zero contatti con noi da parte del Milan per Diamanti, ha parlato anche Pulvirenti, presidente del Catania, che ha detto Gomez andrà all'estero, ormai mi sono rassegnato, noi aggiungiamo che andrà al Metalist per una cifra molto importante, ha detto negli ultimi giorni ha fatto un tentativo anche il Genoa, ma è stato un timido tentativo. E poi altre due notizie, al Modena torna Surraco dall'Udinese, ha firmato un contratto biennale e a Lumezzane invece arriva Andrea Ganz, figlio di Maurizio Ganz e quindi Maurizio Ganz.